Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di trasporti. CGIL, CISL, UIL e Faesa CISL hanno inviato una lettera al sottosegretario alla giunta regionale con delega ai trasporti De Annuntis per chiedere un incontro urgente per discutere dell'applicazione delle linee guida per quanto riguarda il settore trasporto pubblico, anche in vista della riapertura delle scuole. E noi andiamo in esterna a Pescara, nella sede della CGIL, dove c'è Paolo Renzetti in compagnia del segretario regionale della FILT, Franco Rolandi, che ringrazio e saluto. Linea a te, Paolo. Grazie Alfredo, buon pomeriggio a te, i nostri telespettatori da Pescara, Viale Benedetto Croce, la sede regionale della CGIL, per parlare, come dicevi tu, con Franco Rolandi, segretario della FILT CGIL, delle problematiche tante che riguardano il trasporto su gomma, su rotaia, trasporto urbano in vista della riapertura soprattutto delle scuole. Il 24 settembre ormai si avvicina. Rolandi, voi avete scritto questa lettera, sindacati uniti per chiedere un incontro con il sottosegretario alla giunta regionale con delega ai trasporti per affrontare le problematiche che sono davvero impellenti proprio riguardo il trasporto in vista dell'apertura dell'anno scolastico. Io vorrei focalizzare l'attenzione su due o tre problematiche che voi avete tra l'altro evidenziato in questa lettera: il trasporto con gli scuolabus, il trasporto più a lunga percorrenza con i bus o con i treni per gli studenti e poi l'igienizzazione di tutti i mezzi che verranno utilizzati. Sì, come diceva lei, in pratica sono state emanate le nuove linee guida che interessano sia il trasporto pubblico locale che il trasporto scolastico, quello dedicato, e proprio oggi dovrebbe essere varato il nuovo DPCM da parte del governo, che recepisce appunto per l'appunto queste linee guida. Abbiamo due ordini di problemi. Uno, come diceva lei, riguarda in modo particolare gli scuolabus, quindi il trasporto dedicato degli adolescenti. E qui c'è un problema, perché fondamentalmente è stato stabilito la possibilità di poter riempire i pulmini, i famosi pulmini gialli, fino all'80%, e questo limite può essere in qualche modo derogato e quindi arrivare fino al 100% nel momento in cui diciamo, i bambini non sostano più di 15 minuti all'interno degli scuolabus. E il problema consiste nel fatto che soprattutto nelle aree interne, io cito come esempio ad esempio l'area Vestina, dove il pulmino comincia a uscire fuori e andare a prendere i primi bambini già dalle prime ore del mattino, anche alle 7:30, per recarsi a scuola anche dopo tre quarti d'ora, a volte anche addirittura dopo un'ora. Quindi sarà problematico far rispettare questo limite, atteso che sicuramente molti bambini rimarranno a bordo del mezzo per più di 15 minuti. Poi ci sono invece i problemi più generali che attengono invece il trasporto pubblico locale, sia su gomma che su ferro. Come diceva lei, la Regione, unitamente ad altre regioni del Meridione, ha deciso di posporre l'apertura degli istituti scolastici, quindi al 24 di settembre. Premesso che anche qui ha creato qualche problema, soprattutto nel trasporto interregionale, nel trasporto con le regioni limitrofe, perché ad esempio l'Abruzzo si trova in mezzo a due regioni come il Molise e come le Marche, che invece apriranno le scuole già a partire dal prossimo 14 di settembre. E ci sono dei collegamenti, penso ai collegamenti ferroviari, che insistono su più regioni, quindi sicuramente ci sarà questo tipo di problematica. Comunque, essendo stata presa appunto questa decisione, noi abbiamo chiesto al sottosegretario De Annuntis appunto un incontro urgente, perché abbiamo la necessità di capire come queste linee guida saranno applicate nella nostra regione, atteso che è una decisione che è stata assunta in conferenza delle regioni, quindi è una decisione che è stata assunta da tutte le regioni italiane, e ci aspettiamo che queste decisioni siano in qualche modo rispettate. Lei parlava prima di l'igienizzazione, sanificazione dei mezzi, ma anche riferendosi a questo limite dell'80%. Quindi io voglio evidenziare che questo limite sarà di difficile attuazione,
perché gli attuali mezzi di trasporto che circolano in Abruzzo non dispongono di servizi di rilevamento di contapersone e dispongono, diciamo, quindi di un metodo tradizionale che è quello che ricade addosso esclusivamente al personale di guida, che oltre a effettuare il suo reale mestiere, che è quello di portare il pullman, dovrà vigilare sul fatto che le persone che salgono a bordo siano dotate di dispositivi di protezione individuale, quindi di mascherine, ma dovrà anche verificare questo limite in termini percentuali dell'80% data dalla sommatoria dei posti in piedi e dei posti a sedere. Quindi è qualcosa di estremamente complesso e vogliamo capire, insomma, con la Regione come intende assolvere a questo problema. E poi c'è, come diceva lei, la questione della sanificazione e igienizzazione dei mezzi. Noi vorremmo che non venisse abbassata la guardia su questo aspetto, perché è fondamentale, insomma, che i mezzi, ma in generale tutti gli edifici, le infrastrutture delle aziende di trasporto siano quotidianamente, sistematicamente oggetto di procedure di igienizzazione, sanificazione e pulizia. Rolandi, vogliamo spiegare che ad oggi, dopo il decreto del mese di giugno, i mezzi pubblici viaggiano con una capacità del 70%, ovvero su 100 autobus disponibili oggi ne circolano 70. Questo al netto ovviamente della riapertura delle scuole e dunque delle corse, diciamo, bis per quanto riguarda il trasporto degli studenti. Voi auspicate che a breve tornino a circolare il 100% degli autobus? Sì, infatti questa sarà forse la prima cosa che noi andremo a chiedere al sottosegretario De Annuntis. Contrariamente a quanto sta accadendo nelle altre regioni italiane, l'Abruzzo è ancorato all'ordinanza che il presidente Marsiglio fece a metà giugno, e che ha previsto che le aziende in pratica debbano garantire almeno il 70% dei servizi pre-Covid, 80% per quanto riguarda invece il trasporto ferroviario. Noi, al di là del fatto che abbiamo dubbi anche sul fatto che le aziende abbiano rispettato queste percentuali, ma crediamo che ancor prima che si riattivi il sistema scolastico, quindi il 24 di settembre, le aziende dovrebbero già anticipare il riempimento al 100% dei servizi non scolastici. Noi ancora oggi vediamo troppi autobus in giro con la scritta autobus completo, il che significa che purtroppo molti cittadini, consideriamo che già c'è una situazione di estrema incertezza, quindi i cittadini devono riaffezionarsi al mezzo pubblico, perché c'era molto timore a prendere il mezzo pubblico. Se poi questi servizi non vengono garantiti, è difficile che ci possa essere questo riavvicinamento. Alfredo, linea a te per una domanda, una considerazione con il segretario regionale della FILT CGIL. Sì, mi riallaccio a quanto stava dicendo, perché qualche giorno fa, proprio in un'altra diretta con Paolo Renzetti, abbiamo ascoltato la tua, che ha anche annunciato che ci saranno nuovi mezzi che verranno acquistati. Ecco, voi immagino siate contenti di questo, però attualmente la criticità c'è e il rientro a scuola unito al ritorno a pieno regime degli uffici o comunque delle attività produttive forse potrebbero creare dei grandi problemi dal punto di vista del trasporto pubblico. Sì, io immagino che la mancata riattivazione dei servizi sia anche legata alla mancanza di mezzi, per cui non possiamo che accogliere favorevolmente la volontà dell'azienda di trasporto, come del resto anche delle altre aziende abruzzesi, di approvvigionamento di mezzi di trasporto. Peraltro sfruttando anche un'altra ordinanza del Presidente della Giunta regionale, che dà la possibilità alle aziende anche di sfruttare, di utilizzare altre aziende di trasporto, quelle che fanno autonoleggio, che fanno servizi a lunga percorrenza e che oggi, per i motivi legati appunto al Covid, sono ferme, quindi possono essere utilizzati questi mezzi per garantire quei servizi supplementari, quei servizi aggiuntivi che sicuramente saranno necessari con l'apertura delle scuole. Ecco, abbiamo parlato fino ad ora giustamente dell'utenza, che poi è l'obiettivo primario del trasporto pubblico, c'è anche il versante dei lavoratori. Da questo punto di vista, cosa e se c'è qualcosa che chiederete alla Regione? Ma diciamo che i lavoratori dei trasporti hanno dato tantissimo. Si è parlato molto spesso dei tanti lavoratori che durante la fase del Covid, penso ai lavoratori della sanità,
hanno fatto degli sforzi straordinari per garantire un servizio pubblico. A me piacerebbe annoverare tra questi lavoratori che hanno garantito il servizio anche i lavoratori del trasporto pubblico locale, che soprattutto nella fase iniziale, quando c'erano anche difficoltà, c'era tanta paura e soprattutto c'era anche difficoltà ad approvvigionarsi di dispositivi di protezione individuale, quindi i lavoratori molto spesso stavano anche senza mascherine, senza la possibilità di igienizzarsi, insomma. E quindi sicuramente peraltro hanno dato tantissimo anche in termini di sacrifici economici, perché ovviamente con la chiusura delle attività questi lavoratori sono stati messi in cassa integrazione, o meglio nel fondo straordinario di solidarietà. E non tanto per i lavoratori di TUA, che comunque si sono visti garantire l'anticipo dell'ammortizzatore sociale da parte dell'azienda di trasporto regionale, ma nelle aziende private vi posso garantire che ci sono ancora lavoratori che stanno aspettando l'ammortizzatore sociale e quindi sono stati in pratica da marzo, da aprile senza stipendio e senza ammortizzatore sociale. Paolo, per la chiusura del collegamento. Sì, per la chiusura, proprio con Franco Rolandi, l'ultima domanda, proprio a proposito di tutto quello che abbiamo detto in questo collegamento. Voi comunque proseguite un'interlocuzione con i vertici della TUA, del trasporto unico abruzzese, insomma c'è comunque una interlocuzione, ci sono dei problemi, ma io ricordo anche le polemiche che i sindacati portarono avanti negli anni scorsi anche con le altre gestioni del trasporto pubblico. A questo proposito, invece, come sono i rapporti con l'attuale Presidenza? Allora, intanto dovremmo fare un distinguo, perché quando parliamo di trasporto pubblico locale parliamo di un'interlocuzione intanto istituzionale e regionale, perché il trasporto pubblico locale, insomma, è una voce di spesa regionale, quindi le norme che vengono decise a livello regionale. E poi c'è l'interlocuzione con la principale azienda di trasporto, che è un'azienda pubblica. Diciamo che le cose non è che siano molto cambiate, anzi temiamo che in qualche modo siano cambiate in peggio. Se io penso, se pensassi ad esempio al numero dei dipendenti dell'azienda pubblica, nata nel 2015 con una fusione che è stata costituito anche un sacrificio per i lavoratori, e all'epoca della fusione, insomma, c'erano oltre 1600 dipendenti, oggi l'azienda pubblica ha meno di 1400 dipendenti, quindi questo non significa che ci siano stati licenziamenti, però significa che molti lavoratori che sono andati in quiescenza di fatto non sono stati rimpiazzati, quindi o attraverso una riduzione dei servizi o ancor peggio attraverso l'assegnazione di questi servizi diciamo ad altre imprese, attraverso delle forme di privatizzazione. Per chiudere, l'ultimissima, il futuro del trasporto pubblico regionale? Il futuro è complesso, ma non soltanto per la regione Abruzzo, è complesso per l'intera nazione, per l'intera Europa, se vogliamo. Insomma, fino a quando non verrà risolto definitivamente questo problema della pandemia, io mi auguro che al più presto arrivi questo vaccino e soprattutto si possano riavvicinare, perché è ovvio che senza l'utenza, senza un riavvicinamento dell'utenza a questo servizio pubblico fa fatica ad andare avanti. Grazie a Franco Rolandi, segretario regionale della FILT CGL. Da Pescara è tutto, grazie anche a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, a te Alfredo. Grazie ad entrambi. Proseguiamo il nostro telegiornale, perché come ha accennato anche Rolandi nel collegamento, da oggi e fino a fine settembre è in vigore il nuovo DPCM per contenere la diffusione del contagio da coronavirus. Continueranno ad essere chiuse le discoteche e negli stadi ancora partite senza pubblico. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Da oggi è in vigore il nuovo DPCM emanato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per il contenimento della diffusione del Covid-19. Il nuovo provvedimento resterà in vigore fino al 30 settembre e conferma le misure adottate finora: distanziamento di un metro, igiene delle mani e uso delle mascherine.
Queste sono obbligatorie in luoghi chiusi, accessibili al pubblico e all'aperto, nelle occasioni nelle quali non si riescono a garantire le distanze. Su questo punto viene introdotto quanto stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute di metà agosto, obbligo di indossare le mascherine dalle 18 alle 6 del mattino, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici dove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e occasionale. Discoteche e sale da ballo quindi resteranno chiuse, così come negli stadi dove le partite continueranno a svolgersi senza pubblico. In vista della riapertura delle scuole sono state introdotte nuove regole per il trasporto locale. La capienza di bus, metropolitane e treni regionali potrà arrivare all'80% dei posti se saranno garantiti efficaci sistemi di areazione e ricambio dell'aria. È inoltre previsto che gli scuolabus potranno viaggiare pieni se la permanenza a bordo degli studenti non supererà i 15 minuti. Sui rientri dall'estero il DPCM recepisce integralmente le prescrizioni del Ministro della Salute. Dunque obbligatorio il tampone per chi arriva dai paesi a rischio, Croazia, Grecia, Malta e Spagna, mentre c'è l'obbligo di quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria. 16 gli stati inseriti nella blacklist e da quali c'è divieto d'ingresso: Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldava, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro e Kosovo. Prevista inoltre una deroga per il ricongiungimento delle coppie internazionali. Si potrà tornare in Italia per raggiungere la persona con cui si ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente. In vista della riapertura delle scuole c'è stato un incontro questa mattina a Pescara con il prefetto Di Vincenzo, gli insegnanti e gli amministratori locali per fare il punto della situazione. Vediamo. Signor prefetto, oggi incontro in prefettura qui con alcuni dirigenti scolastici delle scuole del Pescarese per fare un po' il punto della situazione. Ormai ci siamo, il 24 si avvicina. Qual è in generale un po' la situazione che riguarda gli istituti scolastici di Pescara e provincia? Ho sentito un cauto ottimismo, un grande attivismo da parte di tutte le istituzioni durante quest'estate, è stato fatto un grande lavoro da parte dei dirigenti scolastici, da parte dell'ufficio scolastico provinciale e da parte dell'amministrazione provinciale del comune di Pescara e di tutti gli altri comuni. Quindi ci sono le condizioni per essere ottimisti in una situazione indubbiamente complessa quale quella che ci troviamo ad affrontare. Si riparte dopo 6 mesi di stop alle lezioni, ovviamente c'è un po' di apprensione, un po' di preoccupazione da parte dei docenti e anche dei genitori, è giusto anche tranquillizzare per quel che si può, perché si ripartirà comunque in sicurezza e questo l'obiettivo principale. Si ripartirà in sicurezza, ma deve essere alto il livello di attenzione e ci deve essere un grande senso di responsabilità da parte di tutti. Ho trovato disponibilità da parte dei dirigenti scolastici? Grande disponibilità da parte dei dirigenti scolastici, ma soprattutto tengo a sottolineare un'ottima sinergia con le istituzioni locali, con la provincia, con il comune di Pescara e con tutti gli altri comuni, oltre che con la regione. Restiamo in tema, il comune di Teramo investe oltre 200.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche in 5 plessi scolastici. 5 nuovi ascensori saranno pronti entro il 14 di settembre, mentre l'amministrazione si appresta a valutare altri interventi del genere con un ulteriore finanziamento di 110.000 euro. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Il comune di Teramo investe oltre 200.000 euro per abbattere le barriere architettoniche in 5 scuole del territorio, tra elementari, materne, asili nido e medie. Un primo blocco che comprende la Michelessi, la Lettieri di Via Diaz, Miss Gioia, la scuola Serroni di San Nicolo a Tordino e Valvomano. Tutto sarà pronto prima del prossimo 14 settembre. Un piccolo grande miracolo dopo 30 anni di immobilismo in questo ambito, come ricorda il sindaco Gian Guido D'Alberto. Siamo partiti dalle scuole con un piano dettagliato, per la prima volta appunto, come dicevo, dopo tanti anni, perché ovviamente le prime barriere che devono essere eliminate sono le barriere all'interno degli edifici scolastici, dove vivono i nostri figli, dove vive il nostro futuro, intanto perché le scuole devono assolutamente essere prive di qualsiasi tipo di barriera, oltre che fisica, anche e soprattutto culturale, e poi perché comunque si trattava di interventi necessari e funzionali a poter consentire a tutti l'accesso al diritto allo studio.
Le barriere architettoniche in queste 5 scuole teramane sono state abbattute grazie alla realizzazione di rampe e ascensori. Questi ultimi soprattutto creano una grande suggestione visiva grazie ai colori rosso, arancione e verde suggeriti dall'architetto coordinatore del progetto Giulia Taraschi. L'amministrazione comunale annuncia che saranno presto disponibili altri 110.000 euro per ulteriori interventi del genere su altre scuole. Abbattiamo le barriere architettoniche attraverso un importo stanziato già da questa amministrazione nei primi mesi da quando si è insediata, diciamo 70.000 euro, incrementati di altri 37.000 euro qualche settimana fa tramite una delibera di giunta. Siamo pronti già con altri 110.000 euro per intervenire in altre scuole che adesso individueremo, ma ce ne sono, purtroppo ce ne sono, perché per moltissimi anni questo è un problema non affrontato da chi ha amministrato questa città, invece questa amministrazione ne ha messo come punto di riferimento il proprio programma elettorale e poi si iniziano a realizzare attraverso appunto i lavori che sono quasi conclusi anche in queste 4 scuole. Stiamo finendo, i lavori verranno riconsegnati entro questa settimana, lavoriamo in questa direzione per il 24 che in tutte e 5 le scuole siano funzionanti tutti gli ascensori in modo tale da renderli accessibili a tutti. Si chiama Riemergere dall'emergenza, è il progetto presentato a Pescara dalla provincia e dal presidente dell'ente Antonio Zaffiri, che riguarderà i comuni del pescarese e che intende curare lo stress accumulato nel periodo del lockdown. Vediamo il servizio. Riemergere dall'emergenza, questo è il progetto della provincia di Pescara che è rivolto ai comuni, gli amministratori e le associazioni che operano proprio nella provincia, nei comuni del pescarese. Come è nata questa idea, Presidente? È nata perché ho avuto il piacere di conoscere la dottoressa Irene Menis, il quale ci ha proposto questo tipo di controllo dello stress e abbiamo colto l'occasione proprio per proporlo ai colleghi sindaci e a tutte quelle persone, quelle figure che hanno collaborato con loro durante il lockdown e sono stati sottoposti ad uno stress un carico di stress molto molto importante. La proposta che abbiamo fatto alla provincia di Pescara è di mettere a disposizione degli strumenti pratici, concreti, efficaci che ciascun individuo che si trova a gestire un'emergenza può usare nel quotidiano, sia mentre l'emergenza è in corso che a posteriori o per prevenire il proprio atteggiamento, perché lo stress sappiamo che riduce la nostra prestazione, lo sperimentiamo tutti i giorni ed è molto semplice, se abbiamo degli strumenti adeguati, cambiare questa nostra prestazione e la nostra percezione della situazione affinché veramente possiamo essere il meglio in ogni situazione. E questo progetto si potrà articolare in vari modi a seconda di quello che sarà la responsività del territorio. Noi abbiamo diversi filoni che possiamo esplorare, sia dal punto di vista della formazione, quindi mettere le persone che sono in prima linea, ma non solo loro, perché tutti in qualche modo siamo in prima linea, quindi metterli a disposizione dei momenti di formazione in cui loro sono in grado di apprendersi degli strumenti di base per autogestirsi nelle situazioni di difficoltà, e allo stesso tempo possiamo mettere a disposizione dei momenti di consulenza per risolvere degli aspetti contingenti, sia in ambito dell'amministrazione pubblica, sia in ambito delle imprese, sia nell'ambito dei servizi. Inizia questa sera alle ore 21 con il candidato a sindaco Bruno Di Iorio un ciclo di 5 puntate dell'appello del candidato dedicate alle elezioni amministrative nel comune di Chieti. Vediamo il servizio. Parte da questa sera alle ore 21 il ciclo di tribune politiche che la nostra emittente ha scelto di dedicare alle elezioni amministrative nella città di Chieti, l'unico capoluogo di provincia al voto in questa tornata elettorale 2020, posticipata dall'emergenza Covid. Dopo il sorteggio effettuato alla presenza del Corecom, il primo a sottoporsi all'appello del candidato è Bruno Di Iorio, a capo di una coalizione civica composta dalle liste Forza Chieti, Di Iorio Sindaco, Azione Democratica e Chieti Viva, ed ispirata dall'assessore regionale Mauro Febo, che per questa scelta si è anche autosospeso da Forza Italia.
Tutte le puntate dell'appello del candidato, dalla durata di 50 minuti per ciascuno dei 5 candidati, andranno in onda dalla splendida cornice di Palazzo De Maio, lungo Corso Marruccino, nel cuore del centro storico di Chieti. Ad affiancare nelle domande al candidato il conduttore Alfredo Primante, di volta in volta si alterneranno giornalisti di varie testate di abruzzesi. Dunque, appuntamento alle 21 di questa sera con l'appello del candidato, puntata che andrà in replica domani alle ore 13. Voltiamo pagina. Remo Rapino, lo scrittore abruzzese, si è aggiudicato la 58esima edizione del prestigioso premio Campiello con il romanzo Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio. Al primo posto Remo Rapino, Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio. Remo Rapino, Vita, morte e miracoli di Liborio Bonfiglio. E Remo Rapino, 68 anni, professore di filosofia, nato a Casalanguida in provincia di Chieti e residente a Lanciano, ad aggiudicarsi a sorpresa la 58esima edizione del premio Campiello 2020 con il testo Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, edito da Minimum Fax e suo secondo romanzo. Lo scrittore abruzzese ha conquistato tutti, dal pubblico alla critica, vincendo con 92 voti su 264 espressi dalla giuria dei lettori anonimi. Personaggio immaginario, ma i fatti sono reali, la vita di Liborio dal 1926, anno in cui viene al mondo, al 2010, quando si prepara ad uscire di scena, è fatta di perdite dalla madre e del nonno che lo hanno cresciuto, dalla scuola che avrebbe voluto frequentare oltre le elementari, ma resta il libro cuore da cui non si separa mai, dell'unica donna che amava. Ed è un'esistenza mai rassegnata, segnata da battaglie, dal lavoro in fabbrica al manicomio, al carcere, fino alla solitudine della vecchiaia in un piccolo paese non identificato del sud. La storia di Liborio non avrà nessun seguito, è unica e resta così. Sto pensando a un nuovo libro, ma è ancora presto, commenta Rapino. Per Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio ci sono proposte per riduzioni teatrali e interesse per farne un film, e il libro si presterebbe anche a un docufilm, ma non c'è nulla di concreto al momento. Nei panni di Liborio vedrei bene Leo Gullotta, chiude il vincitore del Campiello 2020. Remo Rapino è il quarto abruzzese a vincere il premio Campiello, dopo Ignazio Silone, Mario Pomiglio e Donatella Di Pietrantonio. Ed ora lo sport, il calcio di Serie B, settimana intensissima per il Pescara, mercoledì il sorteggio del calendario e venerdì la prima amichevole al San Paolo contro il Napoli. Il mercato entra nella sua fase calda, sabato sera il Pescara ha deciso di non riscattare Castanos, destinato al Frosinone, ed ha prolungato il contratto di Memushai fino al 2023. In arrivo il colombiano Setter, mentre si sblocca definitivamente l'arrivo di Alessio Riccardi in prestito dalla Roma. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Prime giornate da neo biancazzurri per Mirko Valdifiori e Stefan Omeonga, i due nuovi centrocampisti del Pescara, al lavoro al Poggio agli ordini di Massimo Oddo, ma prosegue senza sosta il lavoro dei dirigenti biancazzurri perché la rosa è ancora decisamente incompleta. Nell'ambito dell'operazione Zappa, in arrivo dal Cagliari l'attaccante colombiano Damir Setter, che nei prossimi giorni inizierà a lavorare con i nuovi compagni di squadra. Percorso inverso per Gabriele Zappa, per lui quella di oggi è la giornata delle visite mediche con la società isolana. Zappa lascia un vuoto che a brevissimo sarà colmato dal ritorno di Francesco Zampano, giocatore che il meglio lo ha dato con Oddo in panchina proprio nel Pescara e che lo stesso Oddo volle con sé nella sua esperienza in Serie A ad Udine. Il tecnico pescarese spinge per riaverlo e dopo aver trovato l'intesa con il calciatore, il presidente Sebastiani cerca quella con il presidente del Frosinone Stirpe, che sulla questione ha chiarito che la formula può essere quella del prestito biennale con obbligo di riscatto a poco meno di 700.000 euro. L'affare a breve dovrebbe andare in porto. Se Zampano e Balzano costituiranno il binario di destra, ora il presidente Sebastiani e i direttori Repetto e Bocchetti cercano un uomo per la corsia mancina da affiancare a Masciangelo. Il sogno è Bruno Martella e anche nel suo caso si tratterebbe di un ritorno, ma non è facile arrivarci, visto che il laterale di Pineto ha altri 2 anni di contratto con il Brescia. La società biancazzurra poi smentisce di essere vicina ad Antonio Porcino, in uscita dal Livorno. Non c'è stato mai interesse verso il laterale labronico. Per quanto riguarda la questione centrali, il Pescara ha al momento Drudi e Scognamiglio e finché non ci saranno innesti, entrambi non saranno lasciati andare. Drudi ha già l'accordo con la Ternana e anche Scognamiglio
a richieste in Serie C. L'obiettivo principale è Gabriele Angella dal Perugia, ma il Pescara continua a guardare con interesse ancora a Frosinone, che vuole sottoporre a restyling la propria rosa. Marco Capuano, un altro ex, e lo sloveno Luka Krajinc restano monitorati dagli uomini di mercato del Delfino. Intanto un altro ritorno è vicinissimo, quello del figlio d'arte, il difensore centrale Filippo Delli Carri, che è prossimo ad arrivare in prestito dalla Juventus, al pari del trequartista Manolo Portanova e del portiere Mattia Del Favero, che sarà il vice Fiorillo. Per la mediana il principale obiettivo è ora Fabio Maestro, di proprietà della Lazio, che lo scorso anno ha girato il giocatore in prestito biennale alla Salernitana. Si sblocca invece la trattativa per Alessio Riccardi. Nelle ultime ore sembrava che il talento della Roma potesse andare al Napoli, rientrando nell'operazione Milik. Invece oggi scambio di documenti tra Pescara e Roma, e a breve Riccardi lavorerà per Massimo Oddo. E poi l'attacco, il reparto che più agita i pensieri dei tifosi. È stato fatto un sondaggio per Samuele Longo dell'Inter, ma i sogni del Delfino sono due: Federico Dionisi e Gennaro Tutino. Il primo ha ancora un anno di contratto col Frosinone, che è disposto a cederlo, ma non a zero. Il Pescara ci pensa, ma non ha ancora avviato una vera e propria trattativa. Tutino è stato richiesto al Napoli, sembrava irraggiungibile, e invece il Pescara può sperare ancora. La Salernitana e il Lecce sembravano in pole, ma non hanno ancora chiuso, e se ciò non dovesse accadere nei prossimi giorni, non è detto che l'amichevole di venerdì al San Paolo del Pescara contro il Napoli non possa essere il giorno giusto per un nuovo incontro tra le parti e per magari sferrare l'affondo decisivo. Una splendida punizione di Bombaggi permette al Teramo di evitare la sconfitta contro la Primavera della Roma, passata in vantaggio con Zelewski. Diavolo anche sfortunato per i treglienni colpiti da Cianci, Bombaggi e Lasic. Dopo gli impegni ravvicinati di ieri e di venerdì contro il Napoli, ora due giorni di riposo per i giocatori biancorossi. Il tecnico Massimo Paci ne approfitta per trarre indicazioni dal test coi baby giallorossi e tracciare un bilancio delle prime settimane di lavoro. Ma sì, ho visto dei buoni progressi da parte della squadra. Oggi abbiamo messo, era una partita importante per noi, perché comunque tutte le partite sono importanti, e abbiamo messo quella cattiveria magari che ci è mancata in alcuni momenti nelle partite precedenti, quindi ho visto dei progressi dal punto di vista del gioco, in fase di costruzione, ma anche dal punto di vista mentale. Certo, i carichi pesano, perché siamo all'ultimo giorno di ritiro, abbiamo sempre lavorato con allenamenti doppi, questa mattina abbiamo fatto allenamento, i carichi sono stati elevati, ma la squadra sta rispondendo alla grande. Sono molto fiducioso. Generalmente queste prime partite, no, quando si arriva a costruire qualcosa di nuovo con un allenatore nuovo, si fanno con squadre di diverse categorie. Noi abbiamo avuto tre partite importanti, tre partite difficili, con tutto il lavoro da fare, e magari se avessimo giocato con squadre di più bassa categoria sarebbe stato diverso, ma così abbiamo visto subito dove bisogna lavorare, e c'è stato subito l'impatto forte, insomma l'impatto già da campionato, sia la partita con Napoli e sia la partita con la Ternana al quarto giorno di ritiro, insomma siamo partiti subito forte, ma questo me va bene, sono contento, perché almeno si capisce subito che area tirerà quest'anno. E ho avuto delle risposte positive, perché vedo dei progressi, stiamo proponendo qualcosa, nel senso sia la costruzione che il gioco in verticale, il pressing, non è facile subito, soprattutto quando i carichi di lavoro sono alti, però mi sta piacendo la progressione che la squadra ha. Quello che non mi piace è la condizione fisica, che in questo momento non c'è, ma quello non mi spaventa. Adesso abbiamo due giorni liberi e poi riprendiamo mercoledì e continueremo il nostro lavoro in grande serenità, ma con grande attaccamento. Caricheremo anche la settimana prossima, perché è la terza settimana e ci sono ancora due settimane prima della Coppa Italia, e poi della quarta scaricheremo un po', quindi mi aspetto la settimana prossima di essere ancora non pesanti, un po' meno, ma continuare il lavoro che stiamo facendo, sia dal punto di vista dell'atteggiamento, no? Dell'approccio ad ogni allenamento, ad ogni partita, ma soprattutto dal punto di vista tattico, perché di lavoro ce n'è tanto. La prima edizione del TG6 termina qui, prossimo appuntamento alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.